fatti tutti in la segnaletica tutta in inglese, e in 10 anni siamo una generazione che conosce l'inglese. Questa è la domanda che dice. E perché non in arabo? È sulla vigilanza RAI. Cinesi, cosa farete? Simona, okay. Un minuto, presenta di nome e cognome. Sono Simona Valesi e il mio intervento si riferisce al grande entusiasmo e l'eccitazione che c'è dalla parte di studiosi e ricercatori che non hanno mai fatto gli interessi delle grosse potenze, che trovano nella vostra posizione, nella vostra direzione, un'opportunità per poter portare avanti dei discorsi sociali e comunque validi per la cittadinanza. Io per il lavoro che faccio sono in contatto, sono entrata in contatto recentemente con un gruppo di dirigenti della ASL che da anni sta studiando un metodo per pagare in sanità, non attraverso una malattia come succede adesso, perché c'è la vendita del farmaco, la prestazione medica, e quindi uno viene pagato per la malattia ma non per la salute. Hanno studiato questo metodo che vuole essere un progetto da sperimentare, che stanno cercando, da quando sono partite le elezioni, di farvi avere. Io voglio sapere a chi darlo. Ok. Che sono tutte due insieme. Lo do? Alla Paola. La Paola l'ho già mandato via mail. Per quanto riguarda le proposte che state facendo, queste richieste, a breve anche qui ci stiamo organizzando, ma saranno aperti dei canali univoci dove o portare delle proposte, delle iniziative come le meetup, per discuterle, per portarle a votazioni e, se sono condivise dalla maggior parte della gente, farle diventare nostre, del nostro programma, che sapete continua a crescere e a implementarsi. Oppure sarà aperto anche un canale per, e questo esula dalle vostre domande, ma per chi vuole proporsi come collaboratore, vuole dare la sua esperienza o altro per partecipare al cambiamento politico. Quindi io eviterei di affrontarle singolarmente i casi, perché è meglio che poi diamo una risposta come gruppo noi, ma che siamo voce della cittadinanza. Quindi potrei dirti, magari io sono d'accordo, io vorrei leggerlo, ma ricalca però già i nostri punti, per quello che lo dico. Cioè, loro hanno già preparato, siccome vengono da dentro, sì, che sì, conoscono il sistema molto bene. Ci siamo dati proprio questa cosa di dire, mettiamo, visto che stanno arrivando 1000 proposte, piuttosto che arrivare singolarmente una a me, una a lei, poi si perdono in 1000 rivoli, faremo un canale unico, indirizzeremo tutti lì, e poi verrà data da uno staff, qualcuno che se ne occuperà, una priorità alle cose, e queste proposte verranno poi affrontate una per una da tutti, condividendole con tutti, e non solo da noi, che non siamo nessuno, effettivamente siamo portavoce. Siete tutti. Lunedì alla conferenza una parte di noi si è presentata. Ho notato dagli interventi che c'è molta gente che si occupa di sanità rispetto magari ad altri settori. Sono sicuro che comunque, non dico qualsiasi, però sicuramente le proposte più interessanti sono sicuramente esaminate da un gruppo veramente esperto. Sono rimasto, non pensavo che tanta gente si occupasse di sanità. Sulla RAI veramente, cioè, noi non abbiamo ancora parlato tra di noi, tantomeno non abbiamo parlato tutti insieme a Roma, e sarà una di quelle scelte che verrà per forza discussa in assemblea tra tutti. Non lo so, Alice, presentati, un minuto. Ciao, Alice Tranchellini. Volevo chiedervi se pensate di fare tipo una volta al mese una riunione di questo tipo, cioè comunque mantenere una periodicità di riunioni di questo tipo, in modo che uno, come dice giustamente Paola, possiamo supportare e rimane lo scambio anche fisico, perché se vi cominciamo a vedere una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno, anche se vi vediamo online, sentiamo, secondo me si perde comunque la possibilità di tenere aperto il canale di comunicazione. Ok, grazie. Sì. Prendiamo un'altra. Vabbè, rispondo al volo. Considera che comunque il Parlamento. Sì,
il Parlamento dovrebbe funzionare tre settimane al mese, per cui un mese, una settimana al mese appunto dedicata alle persone appunto a ritornare sul proprio territorio appunto per comunicare, quindi lo faremo sicuramente. Aldo? Io? Vedete con nome e cognome. Un minuto. Martello. Il mio nome è un programma. Un minuto. Dunque, io sono insegnante all'università di ingegneria costituzionale. È una facoltà nuova che ho pensato io. Perché mi avevano dato la facoltà di scienze politiche. E io dico, scienze politiche non è una scienza, perché la politica è una funzione, quindi non si può fondare una scienza su una funzione. Allora abbiamo detto, scienze costituzionali, però diciamo bisogna costruire sulla Costituzione, incominciare a costruire, se no fallite tutti, perché allora a questo punto io ho chiesto a Fulvio. Dico, si può avere un canale, perché io insegno all'università, io non faccio parte del vostro movimento, io sono a disposizione di tutti i partiti, no? Però chiaramente quando la politica per me è un hobby, perché io sono un ricercatore scientifico nel campo della chimica, quindi la ricerca è il mio mestiere. Cosa è successo? È successo che a un certo momento è successo questo, che io ho lavorato con gli inglesi e gli inglesi hanno lobby della politica e me l'hanno attaccato, e allora nel mio lavoro ho girato un po' tutto il mondo a fare conferenze in inglese sulle vernici per automobili, dei quali io sono, ma ho parlato con tutto il mondo di politica, non solo, ma loro mi hanno preso per mano e mi hanno dato i consigli, mi hanno dato dei consigli che sono preziosissimi, come quello, come combattere la corruzione. Devo dire solo una parola, la corruzione si combatte con la dottrina Jefferson, Thomas Jefferson, nessuno sa cos'era, dice non c'è altra possibilità, che cos'è? Il ricambio. Thomas Jefferson è diventato presidente degli Stati Uniti perché ha portato le candidature da 3-2, no? L'hanno eletto. La cosa più importante è questa. Io vorrei che si possa la cosa più importante, no? Io faccio la guardia ecologica volontaria. Per fare la guardia ecologica volontaria mi hanno fatto giurare fedeltà alla Costituzione, in base all'articolo 54. Allora dico, vediamo un pochettino cosa dice questo articolo 54. Tutte le persone che hanno coprono una funzione pubblica devono giurare fedeltà alla Costituzione, è obbligatorio. Allora dico, voi che siete stati eletti, diventati, eccetera, è una funzione pubblica la vostra o no? Certo. Allora, cosa aspettate? Andare al Presidente della Camera e dice dobbiamo giurare. Fernando. Allora io sono contento, orgoglioso di avere i miei rappresentanti. Sì, sono Fernando Bruno. E sono orgoglioso, contento, entusiasta di trovare qui i miei rappresentanti al governo, per poter dire per la prima volta nella mia vita dico ho dei rappresentanti. Governo ancora. Sì, ma io vado oltre, capito? Cioè vado oltre perché considero sempre che noi siamo il primo partito alla Camera, quindi questo non dovremmo dimenticarlo, e anche essere ridimensionati
sulla dimensione che si vuol presentare. Secondo me è un discorso di prudenza che va gestito e va bene la prudenza, però non dovremmo mai dimenticare che siamo il primo partito alla Camera. Sì, poi non si chiameranno neanche onorevole, sono dei rappresentanti, insomma. Però vorrei che teneste presente sempre una cosa, visto che faranno mattanza di ogni piccola dichiarazione che verrà fuori da parte vostra, i giornalisti, perché chiaramente sono i principali detrattori di ciò che voi rappresentate, quindi vorrei che sceglieste una politica proprio di comunicazione con tutti i giornalisti, che fosse univoca, ma che comunque tenesse presente la prudenza, perché ogni cosa che dite sicuramente diventerà una cosa gigante, enorme. Grazie. Adesso Valentino. Valentino, puoi fare di essere sintetico, ma giusto per dare un minuto. Presentati. Valentino De Santi. Sapete che sono portatore di una proposta che ho, ma non ne parlo. Invece nel concreto quello che vi stai vedendo, secondo me, è piccolo contributo. Uno, gestione comunicazione giornalisti. Adesso, in quanto deputati, non si può non parlare, non dire qualcosa, non essere ripresi, sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Quindi, secondo me, dovreste strutturarvi con una vera e propria, anche sul territorio, agenzia informativa o di controinformazione che va a prendere esattamente tutto quello che viene pubblicato sui vari giornali e dice: no, non era così, no, non intendevo così, questa è la cosa giusta, l'interpretazione giusta questa. Ho fatto la stessa proposta in regionale. È fondamentale, cioè una nostra fonte informativa che reinterpreta quello che dicono i giornali in modo di specificare giusto qual è la professione. Seconda, date un buon esempio che a livello mediatico funziona anche tantissimo. Organizzatevi con un co-housing in modo di abitare là insieme, risparmiando soldi. Fate anche più gruppo perché abitate in un co-housing e risparmiate. Ovviamente non può essere un co-housing di 150 persone, ma almeno a 10 a 10. Grazie Valentino. Cioè, sono cose utili, abbiamo superato per 10 minuti delle cose. Si deve tenere altre due. Una sola, abbiamo ascoltato per tanto tempo. D'accordissimo, infatti, come forse dicevamo anche prima, adesso costituiremo un gruppo comunicazione che ci aiuterà, perché tra l'altro in questi giorni chiaramente stiamo facendo più fatica perché non c'è ancora questo gruppo di comunicazione che ci aiuta. Nei prossimi giorni, dal 13 mi sembra, forse saranno già presenti al nostro incontro del 13, per cui porteremo avanti questa cosa che già in parte sta facendo il blog, perché già il blog Grillo tende sempre a decostruire e a correggere quello che i giornali scrivono. Ovviamente lo può fare solo in parte, noi riprenderemo questa cosa e con l'ufficio comunicazione, questo gruppo comunicazione, diciamo, che ci aiuterà, ci sarà anche quindi un gruppo stampa, sicuramente si dedicheranno, io spero almeno, a fare questo, perché direi che è una cosa molto importante. Su co-housing, vado veloce, scusate se vado veloce, però ci sono tante domande. Su co-housing sicuramente è una cosa che ci piacerebbe fare. Abbiamo visto anche a Roma, spontaneamente c'è anche altri gruppi così, abbiamo visto che è venuta da molte parti questa proposta. Io ti dico, io sono un po' preoccupata dal punto di vista pratico, perché trovare un posto grande, diciamo, siamo 163, e per cui io credo che sarà, lo so, però comunque è un po' difficile trovare a Roma, magari un po' vicino, perché il problema è che se andiamo a vedere al sole, Roma quanto è grande, per trovare dei posti dove si possa fare queste cose sono soprattutto fuori città, un centro un po' più difficile. Per cui inizialmente ci dovrebbe fare fuori città, risulta un po' scomodo e anche un po' poco ecosostenibile dover fare 2 ore magari di trasporto. Quello che ci piacerebbe fare è magari di prendere delle strutture e ristrutturarle, perché magari ci sono delle strutture anche più in città che è possibile ristrutturare, quindi ristrutturarle come dovremmo farle noi, cioè secondo i canali 5 Stelle. Chiaramente ci vorrà un po' di tempo e avremo bisogno anche in loco di qualcuno che ci aiuti, perché noi va bene tutto, però magari dovremmo pensare in Parlamento per cercare.
fare caso. Conto anche sui ragazzi romani che ci aiuteranno a questo. Su Giorgio, un minuto a testa, perché sennò dille le cose, però se mi vuoi tagliare solo un minuto a testa, togli tempo agli altri. Educazione verso gli altri, se tutti parlano più del vostro tempo, gli altri non hanno tempo di parlare. Ci abbiamo messo in coda, Valentino, ci abbiamo messo in coda. Giorgio, presentati. Giorgio Salvo di San Giuliano. Penso che in ogni riunione ci debba essere un minimo una pecora nera. È stato detto che non possiamo più essere i guardiani della politica. Ecco, io penso che faccio direttamente la domanda: quali saranno gli strumenti di controllo che gli attivisti avranno per controllare il vostro operato? Perché io penso sia un errore pensare che tutto ciò che facciamo noi, o siccome siamo del movimento, non possiamo sbagliare. Ecco, questo è il primo punto. Spero di poter controllare voi nello stesso modo in cui controllo in Consiglio Comunale il mio sindaco del Partito Democratico. Se si pensa a uno strumento di rimessione della carica, e ultimo, se non vi viene un embolo, il portale sarà pronto a poco, però volevo sapere se, magari ce l'avete, lo sapete già, se sarà solo uno strumento per implementare il programma, o se invece sarà un modo per affrontare qualsiasi proposta di qualsiasi genere, perché un programma completo, per quanto possa essere, non potrà mai affrontare tutte le questioni. Accogliamo un'altra domanda. Allora, guarda, ci sarà una sezione del sito del movimento che sarà dedicata al nazionale, e su lì usciranno tutte le informazioni, possono essere dalle buste paga alle iniziative che faremo, le proposte che faremo. Poi ci sarà proprio il canale della comunicazione, che non so se sarà integrato lì o sarà una cosa a parte. Il gruppo comunicazione sarà un gruppo attivo e che lavorerà per quello, e quindi per farvi conoscere tutto quello che stiamo facendo o dove serve un vostro contributo per poter implementare appunto la nostra azione. La seconda domanda, mi hai detto sul dove potete partecipare. Controllo è questo. Sul remissione del mandato. No, remissione di mandato non possiamo far niente, perché per legge non si può far niente, non puoi obbligare. Non puoi proprio obbligare nessuno a rimettere il mandato. Non può, perché uno che se ne vuole andare dal Movimento 5 Stelle non riesci, e ti dice io salto dall'altra parte, non riesci a farlo dimettere. Partendo quello che si fa, ha fatto anche Mattia come consigliere comunale. Riconferma. Si era detto che su base nazionale non si faceva, perché non poteva, cioè non aveva senso su base nazionale fare una cosa di... Saremo comunque trasparenti. Secondo me funzionerà il meccanismo per cui faccio una stupidata, mi massacrate voi talmente tanto che alla fine sono io il primo a dire ma scusa, per stare a prendermi gli insulti e tutto il resto me ne vado. Però la regola è così, perché chi se ne andrà non se ne andrà certo a casa, saranno pochi, credo. Però questo è chiaro anche. Se qualcuno se ne andrà da qualche altro. Se no passa come se non ci abbiamo pensato. Questo è chiaro anche nella citazione in candidatura che abbiamo firmato. Si parla del fatto che a livello nazionale non ci sarà la sessione di riconferma come quella che fa Mattia, ad esempio, anche per un discorso molto pratico. Chi è, qual è la base che riconferma il parlamentare? La circoscrizione intera. È comunque questo, anche se ci fosse questa pratica, rimarrebbe comunque una pratica soltanto di buona fede, perché poi, come diceva lui, la Costituzione, purtroppo, io aggiungo perché a me non piace come principio, ma è un mio parere, garantisce comunque al parlamentare di saltare al gruppo misto. Quindi noi sicuramente la nostra rimissione di mandato sarà costante, nel senso che anche il fatto che siamo qui oggi per raccontare quello che abbiamo fatto 2 giorni fa vi lascia intendere che il nostro obiettivo è essere comunque sempre in contatto e raccontarvi quello che facciamo. Poi chiaramente il movimento, io sono dell'idea che, per come è nato, se davvero noi agissimo male, dopo 2 giorni svanirebbe, perché abbiamo un livello di attenzione che è esasperato rispetto ad altri partiti, fortunatamente. Però in effetti non c'è ad oggi non è stato pensato neanche nello statuto una riconferma come quella che fa Mattia, cioè sono lavori in pratica. Però chiaramente, secondo il mio punto di vista, sarà ancora più forte in realtà, perché siamo molto più esposti, chiaramente. Okay.
Angelo, presenta. Scusa, qual è il portale? Il portale. Se sarà solo per il programma, se non si sa niente, se invece può farsi il programma. Mi duole dirti che non abbiamo i dettagli del progetto. Lo scopriremo insieme, probabilmente. Per quello che ho capito servirà a tutto, cioè sia per la proposta di legge che per tutto, per dire le votazioni che abbiamo fatto per le parlamentari, per dire. Credo che sia così. Sì, certo. Sì, ovvio. No, che diciamo che quello che abbiamo detto lunedì siamo stati in realtà noi che gli abbiamo chiesto, perché loro ci hanno detto, partiamo di che cosa avete bisogno. Noi li abbiamo, guardate, noi gli abbiamo detto un po' quali sono le nostre necessità, lo accennavamo anche prima, fatto per esempio che stiamo ricevendo, come puoi immaginare, molte proposte, sia di gente che si propone per aiutare, con collaboratori, tante proposte, eccetera. Per cui noi abbiamo dato le nostre esigenze. Come dicevamo prima, faremo delle mail, perché ci sarà una mail che ne so, segnalazioni, @movimento5stelle.it, curricula, @movimento5stelle.it, e poi un'altra delle cose che abbiamo chiesto è appunto avere uno spazio nel portale che sia uno spazio un po' per noi, perché adesso noi stiamo usando soprattutto i nostri profili Facebook per comunicare, però quello che ci sarebbe piaciuto, cioè un'esigenza diciamo che sentiamo, è quella di avere anche uno spazio ufficiale all'interno del portale Movimento, dove noi possiamo comunicare ai nostri attivisti, simpatizzanti, insomma, a tutti gli iscritti del Movimento, e viceversa. Faremo degli altri incontri, anche lì di volta in volta noi gli diremo anche quali saranno le nostre esigenze. Questo sarà un primo incontro, per cui le primissime cose che ci sono venute in mente sono quelle. Di volta in volta penso anche noi diremo allo staff quali sono le nostre esigenze e loro ci diranno. Loro, devo essere sincera, sono stati loro molto disponibili, perché ci hanno detto, oh, decidici voi cosa vi serve e noi facciamo il possibile. L'unica cosa, ci hanno chiesto un attimo di tempo, perché con l'anticipo delle elezioni si sono trovati un po' in ritardo, per cui mi hanno detto, vabbè, vi facciamo questa concessione, ci rivedremo più avanti poi. Ok. Angelo, presentati, hai un minuto, mi raccomando, dono della sintesi. Angelo Galli, Milano. Avete discusso anche per un appoggio ad un governo, quanto che tra le elezioni del 2008 e del 2013 sono votati 2,5 milioni di elettori. Se fate muro contro muro e andate ancora alle elezioni entro l'anno, quei 2,5 milioni finiranno su PDL e PD, e il Movimento, pur restando uguale come numeri, avrebbe una perdita in percentuale e quindi anche di cariche di deputati e senatori. Quindi mi conviene in ogni caso appoggiare qualcosa almeno oltre l'anno per farvi conoscere a chi vi ha dato il voto che siete, avete qualcosa di positivo rispetto agli altri partiti. Okay. Non sono d'accordo. Risponde Daniele. Nel nostro non statuto. Nel nostro non statuto c'è scritto che non ci alleiamo con nessuno. Dalla fiducia a un governo che non è il nostro vuol dire poi avere in cambio qualcosa, vuol dire concedere qualcosa. Non è la nostra politica. Aggiungo solo che la Conta dei deputati non ci è mai interessata, quindi a maggior ragione ora, ne avremo qualcuno in meno, Un minuto, presentati un minuto. Allora, Stefano Daddato, buonasera a tutti. Volevo solo tanto dire, prima cosa, in bocca al lupo, davvero. Complimenti per essere stati eletti e grazie per tutto il lavoro che voi farete in Parlamento, lo so già, vi massacrerete di lavoro, verrete massacrati dai giornalisti, dagli altri esponenti degli altri partiti, tutto quanto. Quello che ci tengo a dire è questo, che come dicevano i latini è ripetita iuvant, quindi adesso vi, come diceva Paola, vi asserragliano per avere le risposte, tutto quanto, però col tempo si abitueranno che noi non siamo come gli altri, quindi dopo un certo tempo che non ottengono le risposte che vogliono, soprattutto come le vogliono loro, si abitueranno al fatto che noi siamo diversi da loro e non a caso appunto abbiamo questo consenso da parte degli italiani, quindi bocca al lupo, non preoccupatevi, non sarete mai da soli, noi vi staremo vicino e appunto ripetiamo. Presentati.
Un minuto. Sono Marcelino Codigliavaca, sono spagnolo. Sulla sua domanda, che mi sembrava molto opportuna, voglio essere molto breve. Se Berlusconi va come da voi, come da De Gregori, come facciamo noi? Sempre nelle regole che ci siamo andati, noi risponderemo sempre come gruppo delle proposte successe. Quindi se uno vota un'altra cosa, Ma se non li beccano, come movimento, un partito non può fare niente contro il suo eletto. Non può fare niente. Ma non è che sono favorevole, cioè è una constatazione. Cambiate? Se andiamo su ne ragioniamo sicuramente, il problema è che sono come quelle leggi. Però sono quelle leggi. Non è che non può fare niente, ragazzi, cioè, sono i processi in corso in questi giorni. Sicuramente il movimento si impegna a denunciare ogni forma di corruzione anche interna. Solo la legge può intervenire. Cioè finisce in carcere. Ma facciamo finta che uno passa e non si accorge nessuno di quello che è successo. Non vedo scuole, non hai degli strumenti per intervenire. Queste cose servivano, sono partite bene, sono proposte che erano partite bene, nel senso, tu non dovevi essere vincolato al tuo partito perché il tuo partito diventa di idee fasciste e dici, cavolo, adesso tutti dobbiamo per forza andare avanti con questo programma, se no mi sostituiscono, prendono un altro e lo mettono al mio posto e c'è una deriva dello Stato verso questa cosa. E quindi il partito avrebbe deciso come andare avanti. Singolarmente ognuno può prendere e dire, no, io mi rifiuto di quello che sta dicendo il mio movimento, il mio partito, perché lo ritengo ingiusto per la mia morale, mi sposto e me ne vado da un'altra parte. Cioè, c'è la parte positiva e la parte negativa, sono come le due camere, il Senato e Camera, c'è la presenza di tutte e due, c'è chi dice teniamone solo una perché si va più veloce, due servivano per garantire che poi siano state sfruttate per bloccare i progetti di legge e rallentarli, è un altro discorso. Quindi poi se parliamo della questione legge, corruzione o altro, lì rientra la legge e a quel punto... Ora fate di tutto per cambiare subito, guarda il dighetto. Luigi! Come cambiarla? Non è semplice. Okay. Luigi, presentati un minuto. Silenzio! Luigi, ci vuole la maggioranza per... Io volevo dire che al di là di quello che c'è scritto sul nostro statuto sulle alleanze, adesso abbiamo ottenuto un numero di parlamentari con il Movimento 5 Stelle sia alla Camera al Senato tale da influenzare le decisioni del governo sostanzialmente, che si andrà a prendere. Quindi diciamo che sostanzialmente bisogna assumere quelle che sono le posizioni probabilmente un po' di tutti gli attivisti del movimento, credo di capire. C'è Grillo che ha una sua opinione, direi molto precisa, magari non so se è quella che viene fuori dai giornali, voi avrete una vostra opinione sulla questione, eccetera. Ciascuno di noi avrà una sua opinione, ma non dico sull'alleanza, dico in generale sull'appoggiare certi provvedimenti oppure no, su che cosa cercare di portare a casa. Quindi nella sostanza, siccome giustamente io ritengo che voi siate il terminale della nostra volontà, fondamentalmente mi chiedo qual è il meccanismo che stiamo cercando di mettere in piedi per fare in modo che voi siate veramente espressione della volontà di tutti. Cioè, nella sostanza, è chiaro, cioè ognuno di voi ha le sue opinioni, io ho le mie, magari possono anche essere, come dire, consensuali in molti casi. L'ipotesi è semplicemente come vogliamo fare per fare in modo che le vostre posizioni siano le posizioni di tutti. Sì, la risposta non è molto semplice, nel senso che tanto è vero che tutti noi abbiamo una nostra opinione su alcune tematiche, ma vero è anche che se il movimento nasce con un processo abbastanza diverso rispetto agli altri partiti, perché nasce
di fatto nasce da un blog che conteneva delle idee che tutti quelli che a poco hanno aderito al movimento bene o male sposavano, altrimenti naturalmente non saremmo tutti aggregati sotto quell'idea comune. Quindi difficilmente ci sarà qualcuno che dice A, qualcuno che dice assolutamente B. Probabilmente riusciremo sempre a comunicare. Sul discorso della fiducia, che non so che non era quello, però è partito anche un po' da lì la questione. Io sono sicuro che chi è attivista del movimento e chi è cresciuto con l'idea del movimento non ci ha neanche mai pensato all'alleanza. Infatti tutte queste piste le stanno facendo di quelli che hanno votato PD in realtà, non quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Su tutte le altre tematiche ci confronteremo sul portale, cioè lo strumento di democrazia serve proprio a quello, a confrontarsi su alcune tematiche. Ribadisco che secondo me la forza dell'e-democracy è che se tu comunque la fai sotto il cappello di un pacchetto di idee, che è quello del blog di Beppe Grillo, che a poco si è evoluto nel Movimento 5 Stelle, difficilmente uno dirà no, io voglio cementificare tutto quello che mi passa davanti. Quindi sarà naturale, intendo dire, però sarà naturale tramite un processo strutturato che sarà quello del portale. Cioè non vedo, io non mi farei queste problematiche per il semplice fatto che chi la pensa totalmente diverso, in un modo totalmente diverso, probabilmente non viene proprio su quel portale a parlarne. Però scusa, adesso senza voler fare il contraddittorio, no, semplicemente è chiaro che finché rimani a un certo livello d'astrazione è facile andare d'accordo, siamo tutti d'accordo, ma quando scendi nel concreto, per esempio, banalmente sostieni il governo oppure no per certi tipi di tematiche, sicuramente, come dire, le posizioni differenti. Ti faccio un esempio personale: Beppe si è espresso sull'immigrazione dicendo che lui non era per lo ius soli. Io personalmente sono per lo ius soli, ad esempio. Io pure. Se ne parlerà sul portale, si troverà una via comune. Cioè, ma io che sono il primo a essere in contrasto su questo punto non me ne sono mai fatto un problema, cioè ne parleremo sul portale e si deciderà, cioè, e io poi in Parlamento voterò per come si può portare, non per come penso io, questo perché la logica è del portavoce, quindi anche se io se dovessi uscire che lo Ussoli è una cagata, invece io lo supporto, io voterò contro Ussoli perché è quello che penso di portare in quel momento. Ciao a tutti, sono Fulvio Martinoia, sono di Milano. Due cose. La prima, come vi disporrete all'interno delle camere? Dato che è per spicchi per forza. Quindi sarete uno spicchio. È per forza e ce lo danno. Sceglieranno i questori. Puliremo la sedia e poi ci sediamo. Dietro sarebbe bello, non si può. Seconda cosa, dato che la parola candidati deriva da candido. Sarebbe bello presentarsi in aula almeno il primo giorno vestiti completamente di bianco. per dare un segno che sta entrando tra le gambe, censurato. Prendiamo come proposta. Grazie di cuore. Roberto, sa come ci fa? Buongiorno, il gelataio. Andrea. No, io passo. Passa. Giovanni. Giovanni è qua, Mattia. Di Milano. Una delle priorità, credo, di questo Parlamento a cui dovrà mettere mano è senz'altro la riforma del sistema elettorale, perché quello attuale non va. Ora io non voglio dire che sono meglio i collegi uninominali o è meglio lo scrutinio di vista o la preferenza scelta dell'elettore. Però sicuramente è necessario rafforzare il legame dei candidati e degli eletti col territorio, cosa che adesso non c'è perché sapete che sono liste bloccate, proposte dai partiti, eccetera, eccetera. Quindi io mi auguro che questo gruppo rimanga comunque unito per portare avanti una certa linea di proposta, pur sapendo che non esiste il sistema elettorale perfetto, però sicuramente un sistema elettorale rivolto al territorio. Meglio di questo. Sicuramente faremo il possibile per modificare questa legge elettorale non appena se ne discuterà. Però vi ricordo che il sistema che abbiamo usato noi è stato un sistema, non dico perfetto, però molto vicino al territorio, nel senso noi abbiamo deciso tutti insieme le persone che sono state poi elette
cioè più persone. Ok. Quindi voglio dire questo, nel senso, il movimento ha già fatto tanto su questo, nel senso abbiamo un sistema che già legava le persone scelte al territorio e siamo sicuri che questo primo passo è qualcosa di importante per una riforma che riporterà le preferenze nella legge elettorale. Tutto qua. Giusto. Lorenzo? Però io prima non posso dire rispondere. Vincenzo? Vincenzo? Ciao a tutti, presentati, Vincenzo Valli. E io volevo esprimere una perplessità e avere una risposta da voi. In quanto ultimamente Vincenzo Valli. In quanto ultimamente, 10-15 giorni, troppo spesso a parlare con persone di altri partiti e a guardare le trasmissioni, partitiche, quindi talk show politici. E l'idea che viene fuori del nostro movimento è quella che loro decidono loro, perché noi non ci siamo, noi non partecipiamo e quindi noi non contiamo niente, e questo a mio avviso colpisce molto la fascia debole dell'elettorato, cioè è impossibile pensare che 8 milioni di persone siano attivi sul blog, perché ci sono persone di 70-80 anni che non conoscono il mondo di internet e quindi si sono fidate magari di amici e parenti. Quindi la mia perplessità è come combattere questa cosa, visto che comunque penso per primo che la televisione per me è morta, però c'è da combattere questa cosa, perché sembra che loro ci sono solo loro e nei talk show noi non ci siamo là. Vince una risposta, no, chi è che risponde? Ok, allora è chiaro che noi siamo per una riforma completa del sistema di media che ci sono adesso. E purtroppo se questi media adesso sono così, non possiamo essere noi che ci abbassiamo ad andare nei pollai a gridare come galline. Bravo! Il nostro programma è chiarissimo sui media. Noi abbiamo già detto che vogliamo un unico canale Rai, e vogliamo che anche i canali privati siano solo con una esatto, che ci sia un azionariato diffuso all'interno dei media, sia dei giornali sia della televisione, perché è necessario che ci sia il pluralismo, perché finché questi media sono in mano a poche persone è ovvio che non possono fare un'informazione, non fanno un'informazione corretta, e se fanno disinformazione alla fine chi ne va a discapito semplicemente del cittadino, per cui un cittadino disinformato non è neanche un cittadino libero, secondo me. Questo come dicevi, come fanno quelli che non vanno su internet eccetera, io ti dico, noi è da quanti anni questa parte, ormai che siamo per strada, no siccome giustamente ce lo dicono ogni tanto che non stanno su internet, ok, non c'è solo la televisione, noi siamo in strada, nelle piazze, facciamo banchetti più o meno tutti i weekend da 4 anni a questa parte, per cui noi la gente la andiamo a scovare anche così e la andiamo a prendere per strada, che abbiamo visto che spesso è anche la maniera. Domenica abbiamo un banchetto anche dopo elezioni. Voglio aggiungere una cosa sulla domanda di prima sulla riforma elettorale. Noi abbiamo votato perché eravamo iscritti al blog del Movimento 5 Stelle. Non è detto che prima che si vada alle elezioni venga cambiata la legge elettorale, quindi invito tutti, sicuramente noi tutti siamo già tutti iscritti, però molta gente che magari ci segue su altri canali non lo sa ancora, dobbiamo iscriverci tutti al blog nazionale del Movimento 5 Stelle, se no non si possono votare le persone che poi vogliamo votare poi alle elezioni. Valentina, presentati, un minuto. Valentina Centonze di Milano. Allora, io ho una domanda che più o meno avevo già accennato a Paola, cioè se ci sono
ci sono delle urgenze, vabbè, per esempio nel mio caso io seguo un gruppo animalista e quando appena si insedierà il Parlamento ci sarà da recepire una direttiva europea che è già arrivata in Senato. Di conseguenza è un tema che va affrontato molto rapidamente. E la mia domanda è: come si fa a mettervi in condizione di sapere cosa sta parlando e farvi le nostre proposte, portarvi le nostre proposte? Peraltro, un'altra questione è, sappiamo, almeno so che ci sono anche altre regioni che ci stanno lavorando, però è un sentito dire e non so quali, quante, dove, come. Rischiamo di fare un lavoro che poi si sovrappone o magari va in contrasto, cioè finché non c'è il portale, come facciamo? Come accennavo prima, non so, magari lo ripeto, è una delle cose che abbiamo detto anche nello staff, che avevamo questa esigenza, perché noi tutti 163 penso stiamo ricevendo input e appunto gestire personalmente è difficile e dispersivo, proprio anche per quello che dicevi tu, che magari una proposta viene fatta a me, magari poi ci sta lavorando già qualcuno dall'altra parte, io non lo so, perché comunque siamo veramente in tanti. Per quello abbiamo chiesto di avere dei canali precisi e appunto avremo queste mail per le segnalazioni, per le proposte, per il curricula, in maniera da poterle incanalare. Ci saranno poi delle persone che leggeranno queste mail, faranno una specie di staff, che quindi potrà incanalare e capire come gestirle, metterle insieme in maniera da poterci lavorare. Quello è già un passo importante, perché almeno ci saranno delle persone che avranno sotto occhio la situazione nell'ora insieme, perché sennò così magari tu me lo dici a me e io appunto non so che magari c'è già qualcuno che ci sta lavorando altrove. Il fatto di gestirle in maniera, diciamo, generale, collettiva, secondo me aiuta moltissimo. Altra cosa, poi appunto, come dicevamo, lo spazio sul sito del movimento, anche quello stiamo cercando anche noi di fargli capire quali sono le nostre esigenze, man mano che andiamo avanti anche noi saremo noi a dirgli: guardate, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quell'altro. Però intanto, secondo me, già avere degli spazi, cioè delle mail, anche di incanalare le richieste, le proposte, secondo me aiuta moltissimo, perché così stiamo impazzendo ed è molto dispersivo. Daniele? Sì. Buonasera. Daniele Camarieri. Io volevo parlare del principio costituzionale dell'assenza del vincolo di mandato. È stato risposto in parte al ragazzo spagnolo e mi sembra che Grillo sul punto sia molto preciso, no? Dice che appunto vorrebbe riformare questo articolo che permette di passare da uno schieramento politico ad un altro. Io non voglio ritornare su questo argomento, voglio solamente... No, ha constatato che adesso cosa si può fare? Non ha detto come giustificarlo, ma non riesce la domanda, però cioè, mi passo di sentire che non vorrebbe riformare questo principio. Ecco. Io faccio solamente presente questo, che il rischio all'interno del nostro movimento è forte, perché a fronte di una riduzione dello stipendio parlamentare da parte vostra si potrebbe subire pressione da parte degli altri schieramenti parlamentari per passare alla propria parte politica e quindi ricostituire quell'indennità parlamentare a cui avreste rinunciato. Rappresento solamente questo e credo che questo sia un passo particolarmente importante che si dovrebbe assolutamente evitare, perché minerebbe dalle fondamenta del movimento stesso. E la seconda constatazione che volevo fare è quella riguardo Beppe Grillo e Catreggio, che cosa vi hanno detto durante le conferenze domenica. Vabbè, io su questo tema mi sono confrontato molto, questo sull'articolo 67 e sull'articolo che c'è sul blog di Beppe Grillo, perché chiaramente molti l'hanno pubblicato apertamente. Là c'è un problema di base. L'articolo 67 nella Costituzione, chiaramente quando è stato scritto, non prevedeva il porcellum. E non è banale come binomio, perché serviva a garantire che l'elettorato che avesse votato Caio per andare in Parlamento fosse garantito. Oggi in realtà nessuno vota chi va in Parlamento, di conseguenza l'attacco di Beppe Grillo sul blog era
in questo momento l'eletto può fregarsene di quello che è il suo mandato e fare come fanno regolarmente il salto da una parte all'altra. Quindi io sarei un po' attento. Io, per come ho letto io in quel pezzo del blog, non si parla completamente di volerlo riformare. Si constata il fatto che oggi viene interpretato in questa maniera. Lui dice proprio interpretato alla cazzo, se non mi sbaglio. Quindi capisco perfettamente. L'assenza di vincoli capisco. Sì. Perché qui perché in questo momento è così. E quindi si valuta questa cosa. Senza porcellum col voto di preferenza, ecco che lì riprende ad avere valore quell'articolo 67. Beppe Grillo e Casaleggio lunedì è stato, no vabbè, io onestamente addirittura mi aspettavo qualcos'altro, nel senso che sono arrivati, come diceva Paola, massima apertura, hanno fatto hanno un attimino gasato tutti perché ci hanno visto un pochettino tutti preoccupati di un battapirati, no? Quindi ha fatto un po' di show alla Beppe per gasarci un attimino. Dopodiché semplicemente ci ha detto: ragazzi, noi siamo qui soltanto con un'idea, che voi ci diciate se siete ancora tutti carichi e orientati verso la direzione che abbiamo scelto all'inizio. Lo so che sembra poco a sentirlo, non è quello che hanno fatto, e non è poco secondo me, perché per quello che hanno visto gente veramente anche che sentiva il peso della responsabilità. Io stesso, che sono uno che sono sempre positivo, vedere tutta quella messa fuori, tutto quello che mi arriva via mail e tutto, comunque un po' ti dà il peso, eh? E loro hanno soltanto rinvigorito questo concetto, rinvigorito il fatto che tutti erano consci del fatto che non facciamo alleanze, e tutti hanno detto di sì. Loro hanno detto tranquillamente: se qualcuno non ha questa idea, lo dica ora e ne parliamo. Stop. Poi ci hanno detto: se voi avete qualcosa che ci volete chiedere, anche una mano d'aiuto su qualche tematica e tutto, Casaleggio ci ha dato la sua mail pure, se volete scrivermi che vedete qualche consiglio, chiedete pure, ma non c'è stata nessuna direttiva e nessuna imposizione di nulla. Ci ha dato il consiglio: ricordatevi che oggi siete deputati, quindi non scrivete la prima cosa che vi passa per la mail su Facebook, perché i giornalisti ci fanno 8 testate giornalistiche sopra, quindi... Allora, rispetto a questo, che Mario oggi ha scritto un bel post su Facebook, se non vi rispondiamo a qualche domanda precisa è per evitare di venire interpretati. Adesso quando parliamo siamo un rappresentante del Movimento 5 Stelle in Parlamento o al Senato, quindi anche noi abbiamo paura magari di essere fraintesi o dire qualcosa di troppo. In questo momento stiamo anche cauti magari a rispondere, non saremo come prima a postare per 5 minuti, cercare di capire almeno in questo primo momento, poi avremo dei canali più ampi. Dato che è stato toccato l'argomento del vincolo di mandato e dell'articolo 67, vorrei, dato che l'ho segnato, aggiungere una piccola cosa sul punto, adesso ho fatto uno studio proprio sull'argomento. L'Assemblea Costituente, oltre al patto della Costituzione, fece due leggi, la legge sulla stampa e la legge elettorale, dato l'importanza della legge elettorale. Era una legge proporzionale con preferenza e quindi si sceglieva eletto, in certo qual modo. L'articolo 67 parla di assenza di vincolo di mandato. Beppe Grillo nel suo post parlava di richiamo dell'eletto e quindi recall, uno strumento, un istituto che esiste sia in Svizzera, in alcuni cantoni, che in Canada, che in altri stati del mondo. Come funziona? Stati Uniti. Come funziona il recall? Ci vuole un collegio uninominale, perché sennò viene falsato il gioco democratico. Il collegio uninominale ha alcune condizioni, deve essere passato un tot tempo, ad esempio un anno, piuttosto che, o comunque deve essere verificato anche la raccolta di firme da parte di un certo numero di elettori, e come un tempo con la vecchia legge elettorale, quella del 93, il Mattarellum, si verificava le elezioni supplettive una volta che era decaduto per un qualche motivo un parlamentare, anche qui una sorta di elezione supplettiva per eleggere un altro, una volta è stato sfiduciato il precedente con recall, al posto di quello che è stato sfiduciato. Questo è lo strumento del recall, di cui ne parla in dottrina costituzionalistica il professor Michele Amis. Tutto per il tema. Passiamo con sembra spiegato Francesca. Francesca. Ok, prossimo. Diego. Diego Bernardi. No, una piccola proposta operativa che però poi parzialmente avete già risposto, Paola tu hai risposto abbastanza, e non ricordo il suo nome, perché ho sentito che è venuto fuori molto stasera, se si riesce già magari a mettere in campo una
un'analisi di tutte le persone che ci sono e che possono dare un contributo, e quindi già creare tra virgolette quello staff operativo alle spalle vostre, che poi andrà sul canale che sarà dedicato, sul portale eccetera, già magari analizzando i curricula che ci sono, perché ho visto che ci sono comunque tantissimi curricula, tantissimi skill di persone che potrebbero già magari essere valutati e iniziare a fare una sorta di, chiamiamolo adesso paroloni, ma dipartimento specifico con, come diceva lei, per il discorso animalista piuttosto che la cultura e quant'altro, magari prepararsi per poi metterlo sicuramente in rete, ma intanto abbiamo una base che laddove, questa cosa io l'ho già scritta in internet, potrebbe servire sia per la regione sicuramente, sicuramente per il Parlamento, e intanto provare a confrontarsi anche con le altre realtà già italiane. Però se magari riusciamo a creare già questo staff e iniziare a già verificare i curricula che ci sono, secondo me potrebbe essere già un'operatività positiva da mettere in campo. È all'ordine del giorno dei prossimi incontri. Se sono proprio per metterci d'accordo su queste cose pratiche per agevolare. Quando relazioniamo la prossima volta con un incontro del genere, ne riparliamo perché abbiamo già le notizie del prossimo incontro. Sarà domenica, domenica. Non so se parleremo già domenica, però poi dalle 13 in assemblea permanente. Valentino, Valentino, gli altri due punti. Non c'era io. No, scusate, scusate, ne faccio uno solo. Allora, per quanto riguarda i vostri compensi, il fatto che ovviamente non si possa restituire o impedire che lo Stato paghi quanto è stabilito, il punto, vorrei sottolineare in modo molto semplice e banale, il punto non è cosa fare, cioè il punto è che cosa si fa dei soldi in più, non tanto che non si può restituirli o istituzionalmente arrivano per forza, perché il punto è esattamente se eccedono quelli che io ritengo giusti, cosa faccio del resto. Allora la mia sollecitazione è questa: dato che in Parlamento ci sono commissioni parlamentari, cioè là c'è persone negli altri partiti di spessore dal punto di vista del merito delle cose, io se fossi in voi non strutturerei un risparmio eccessivo in competenze, perché avete bisogno, come il pane dal mio punto di vista, di competenze per essere presenti nelle commissioni in modo efficace. Uno. Due, non fidatevi dei funzionari. Non fidatevi dei funzionari, anche se vi affidano dei funzionari perché sono pagati dallo Stato eccetera. E come ma stato sta sempre noi, quindi stiamo pagando noi. Esatto, ma lì. Sono Eugenio Trenca. Mi raccomando, gli incontri periodici come questi, perché sono molto molto importanti. Avete risposto quasi a tutto, mi rimangono due cosucce, simpatica o antipatica, l'ultima non lo so, adesso deciderete, valuterete voi. Un appunto veloce sul vincolo di mandato, che oltre a quello che ha detto, non mi ricordo come si chiama, ha senso eventualmente solo se esistono degli efficaci strumenti di democrazia diretta. Ecco, per chiudere, sicuramente avrete il nostro sostegno, no? Io sono stato candidato e già solo come candidato ho visto che cosa mi è arrivato nelle email, amici, di tutto, di più, immagino voi, quindi vi comprendo, però vi controlliamo. Vi continuate a controllare. Marcello, io sono Marcello Vitali. Marcello Vitali, volevo fare una piccola riflessione, un minuto. Beppe Grillo ha basato la campagna elettorale sulle macerie di questo paese, ok? Quindi è stato anche abbastanza semplice. Raccontiamo, andiamo in giro e raccontiamo le macerie. Bisogna costruirle. Adesso le macerie. Sopra le macerie dobbiamo costruirci qualcosa, credo che siamo tutti qua per questo. Mi è sembrato abbastanza carente per quanto riguarda il programma relativo al lavoro, lavoro e occupazione. A me il reddito di cittadinanza mi convince fino a un certo punto, secondo me
visto che viviamo in un paese dove abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa e la paga la più bassa, in mezzo a questo ventaglio c'è tanto da fare. Io non so se per il reddito di cittadinanza andiamo a prendere tutto lì. Siamo qua in serie, le cose discuteremo in tanti. Comunque sul lavoro sono certo che per riuscire a far ripartire il lavoro in Italia non bastino le politiche a livello nazionale, bisogna cambiare per me molte cose a livello internazionale. Preferisco non aggiungere altro, però sono sicuro che fino a quando non iniziamo a far girare un po' più di soldi in Italia non si va da nessuna parte. Quindi dobbiamo fare in modo di quantomeno sulla un cambiamento di cose sulla.